è qui questa notte con noi Morgan! Non ne vuoi parlare? Che no, cos'è? No, ridammi il tuo nuovo album! No, non te lo... Bassa questa lo sedia, faccio... l'hai fatta apposta. No, anche la mia è bassissima. No, è bassa. Vuoi un cuscino? Toh. Sì, grazie. Me l'ha consigliato Simon Le Bon di mettere sempre il cuscino. Come perché se no dice che si risulta incassati dentro in ecco. Televisione. Vedi, io non conoscere Simon Le Bon, perché io ero amico di Taylor. Taylor, queste robe qua non gliene fregava. No, Taylor è no, è ma superiore. Lui anzi lui diceva è così bello e secondo me essere incassati vuol dire che sei un po'... Senti, Morgan, allora, siamo qui un po' a scoprire il tuo percorso in questo momento. Dov'è? Dove sei tu in questo momento? Io non sono qui. Tu in realtà non sei qui, adesso cominciamo bene. Me ne sono scritte tutte le domande perché sennò tu cominci a farmi fatto di quei discorsi e poi non capisco niente, mi esce il sangue dal naso. Allora, questo album si chiama Canzoni dell'appartamento. Che io ti darò soltanto se le tue domande sono meritevoli di lode. Oddio quindi... mio, allora... facciamo vedere al ma pubblico... che ma... famiglia ci hai messo nell'appartamento? Cioè, come vivi tu? Vivi da solo? Vivi con la tua famiglia? Sei anche papà? No, nel periodo in cui ho scritto le canzoni dell'appartamento, all'interno dell'appartamento ho messo la famiglia, l'unica che avevo. Famiglia. Cioè, l'unica famiglia. La famiglia. La famiglia. Una famiglia semplice, fatta di tre persone. Semplici? Semplici. Tre persone semplici. Vabbè, una famiglia normale. In che città innanzitutto? Nella ridente città di Milano. Nella ridente città di Milano, cioè tu, la tua donna e... E la bambina. E la bambina. È già tatuata la bambina? No, no. No. Bello, fa parte una bella fiducia dal pubblico. No, mi chiedevo se aveva già dei pigi, aveva tipo già le unghie nere. No, però quelle... Attenzione, cosa ti dici fuori? Quelle te le faccio a te adesso, che mi è venuto in mente, mi hanno dato uno smaltino. Ah, che carino. No, ma durante tutta l'intervista, per stabilizzarti, ma i piedi? Tu metti qua la mano. Io metto qua la mano. Allora, perché queste sono cose che io non faccio più, quindi le faccio agli altri. Perché non fai più? Ecco, esempio, diventando padre non ti sei più tinto le unghie? No, ma non diventando padre. Diventando? Così. Diventando più... Ma più... no, maturo, più... Così. Meno trasgressivo. No, no. Sei, non sei più così trasgressivo. Direi trasgredendo alla mia trasgressione. Hai trasgredito la trasgressione e, sì. E sei diventato un po' più, come si potrebbe dire, uno che non trasgredisce. Borghese è brutto, non è dei nostri tempi. Dire significa... dimmelo tu. Oh, aiutatemi. So. Secondo me... trasgredire quali regole? No, cioè... io bello dire... trasgredire delle regole che ci autoimponiamo e poi ci auto... Tipo, io non mi tingerò mai le unghie, in e realtà adesso tingi. Me le tingo. Quindi in questo sì. Momento sto trasgredendo... Io ho sempre pensato che la maggiore trasgressione fosse il libero pensiero. Ti piace come definizione? A me piace. Sì, il libero pensiero dipende anche un po' da cosa pensi. Da cosa Dai, pensi? L'altra mano, per favore. Madonna, quelli dei piedi no, però. Anche se in realtà Morgan se ne faceva una sola. Alla volta. Sì. Poi no, nel senso, si parla sempre di unghie. Certo. Sì, 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 esatto. Perché sai che c'è stato no, anche un mani. Periodo in cui si diceva che tu eri omosessuale, che eri fidanzato con Andrea Pezzi. Che ma si è detto anche che ero fidanzato con te. Con me, è vero. Invece è stata solo una storiella così, tra l'altro. Ci tengo a precisare, insomma. Come... ma Morgan, io... è inutile fingere, lo conosco, se posso quasi dire, cioè comunque c'ho il cellulare in rubrica, quindi se ti considero magari... Io non ho il tuo, però una volta te l'ho chiesto a un party. A un party. E tu pensavi che io scherzassi. Sì. E non me l'hai dato, però sei andato via. Il culo, mi dicevo, oh, dammi il tuo numero, invece tanto lui non mi chiamerebbe mai perché io non faccio cose strane. Lui no, solo secondo amici. Me ne fai di stranissimi. Vabbè, comunque tu come capofamiglia, che ti ho sempre visto invece, diciamo, frontman dei Blue Vertigo, come capofamiglia, come sei? Cioè, riesci a essere severo, riesci a essere... non fare così? No, ma quello adesso... non è essere severi. No, però tu dici, o fai la brava o vai a letto senza catene, perché magari c'ha tutte delle robe, che ne so. No, io sono... non sono debole, però non sono neanche una persona prepotente, cioè quindi voglio dire un capo è uno che si impone, però deve anche avere qualcuno che glielo permette. Il pollice.
Non sono sempre stato il capo, anzi, forse non lo sono mai stato. No, ma come ti vedi in questa new version? Cioè, secondo te in questo album nuovo c'è una persona più, tra virgolette, normale, se si può? Ma che cos'è la normalità? Lo so che me lo dici. Che ti conosco. C'è un qualcosa di più simile a me, ad esempio, o è più simile a David Lynch? Nel disco. In questo disco. Il disco è molto più normale di quello che si possa pensare. Ma guarda che... In realtà io mostro una mia anima molto diversa da quella che ho mostrato con i Blu Vertigo. E non metto tra virgolette Blu Vertigo. Blu Vertigo, ho notato questa cosa. Ma comunque esisteva già dentro di te questa vecchia anima, cioè che adesso è nuova? Certo. E quindi hai, diciamo, dallo Ying allo Yang, nel senso che hai comunque sempre tirato no, fuori da te. No, perché in quel caso sarebbe che io sono l'opposto di quello che ero prima. Invece non lo sono, l'opposto. No, però hai tirato fuori la parte più grossa e lasciato quella di prima più piccola. Adesso stai sfruttando più quella allora, piccola. Diciamo così. Scusa, scusa che non c'ho ritmo stasera. Scusa. Allora, facciamo così. Perché non riesco, sai cosa? Sì, finché non si sono asciugate bene, non riesco a muovermi e faccio fatica a fare i tempi così. Quindi, a tra poco, sempre qui. La Regione Veneto ha deciso di trasformare il Centro Specialistico per la Cura della Poliomielite di Malcesine in un complesso alberghiero senza sostituirlo. Quanti altri centri simili esistono in Italia? 6. 2 a sud di Roma. 1 in Sicilia. Nessuno. Nessuno. Bello, avevamo provato anche un balletto mentre avete, non so se avete notato, no? Cioè, vabbè, niente, non ci caga da casa forse. Niente. Allora, stiamo parlando, io pensavo che uscissi con Marco, sai quelle cose proprio che uno cambia totalmente così, nome così. Allora, Morgan, Canzoni dell'appartamento, album, singolo. È chiusa proprio la parentesi con i Blu Vertigo? No, assolutamente. O è una pausa tutt'altro, tua? I Blu Vertigo sono... siamo amici. C'è una partecipazione di, non so, tipo so, Sergio? C'è Sergio. Lo sapevo. È mio vicino di casa, mi ha detto sto facendo l'album. C'è Sergio Carnevale, il batterista. Si chiama Carnevale di cognome? Sì. Ah, tra l'altro, scusate che non vorrei usare una televisione nazionale per una cosa così, però Sergio, ti volevo dire che hai il mio Requiem di Fauré, 2 film di Truffaut e 2 DVD Allen in DVD. Ma che sei mai un detto? Intellettuale. Che mai, no, glielo pre- io siccome non li capisco, gli ho dato a lui. No? In cambio gli ho dato vacanze di Natale, gli ho dato 5 cose così. E lui ha detto, posso avere? Capito? Ecco, so che mi stai guardando, siccome mi hai detto lo guardo e te lo do, magari se lo guardavo prima che inventino un'altra tecnologia e quindi devo buttare. Io non so se tu li riavrai mai. No, ma tu, lui ha cose tue che non ti ha mai ridato? Perle. Ah, no, avete abbandonato già lì. Ci sono quegli amici che dicono, no, non è vero, è mio. Ti è mai capitato gente così? Non sono più i miei amici. Che non sono più i tuoi amici. Allora, che allora abbiamo là, c'è la tua casetta, l'appartamento, non sei un papà cattivo, non sei un papà... No, sono una persona permissiva, ma persona... non solo come papà, anche come ospite. Ti anche... permetto di non farmi parlare. Ad esempio. Tu vorresti dire qualcosa, non so, che tipo di rapporto hai con la noia? Bella domanda questa, perché si potrebbe rispondere con la lente di Moravia o con quella di Baudelaire, o... No. Beh, la noia, poi se... oppure Giovanotti che dice io non mi annoio. In realtà io anche invece... Giovanna la sapevo, quella di Giovanotti, non mi annoio, e no che non mi annoio. Vedi che non è che sono ignorantissimo, ma mi dici... Vedi che dici cose superflue, dimmi questo le... per esempio è uno spazio di noia, no? Nel senso noia verbale. Potevi non dirla questa cosa, ma l'hai detta però. Vuoi che scusa, una volta che so una cosa vuoi che non la dico? Però vabbè, vogliamo dire di Moravia. Vogliamo dire, per Moravia la noia è quello che regge la storia. Invece Baudelaire è un
quasi un paradiso, cioè la noia è l'anelito, è la zona da raggiungere, è la bellezza la noia, lo spleen. Per me la noia è un ingrediente normale, cioè come tanti altri che compongono una giornata o una vita, cioè non bisogna né allontanarla, tantomeno pensare che sia qualcosa di speciale, cioè va vissuta per quello che è, quindi qualcosa di abbastanza vuoto, poco produttivo, dove non si combina nulla e quindi quello che tu stai provando in questo momento, probabilmente. Cioè, no, io se avessi, mi sono fermato a spleen, hai detto split a metà spleen. Fra... spleen, che è? Lo spleen alla maniera dei poeti maledetti, Rimbaud e Baudelaire, cioè la noia, cioè, non si dovrebbe tradurre come noia, lo spleen, no, però... è lo spleen. Sì, vabbè, però mi devi umiliare così davanti al mio pubblico. Vabbè, a questo punto tu vuoi dire ancora qualcosa? Voglio dire che prima mi ero annoiato, adesso no, per esempio. Nel primo blocco, no? Ah, dimmi. Ok, avrei altre mille domande da farti, ma tu sei testimone... Per esempio, gli applausi esprimono la noia del pubblico, non l'apprezzamento. Capisci questa cosa? Vabbè, li vedi che fanno così? Se fosse sì. Per me, io ti farei. Io sono incantato quando trovo uno che dice. Cioè, però loro fanno così e niente, dove ti possiamo vedere velocemente? Che progetti per il futuro? Morgan! Grazie. Abbraccetto. Così un po'. Così, così. Assieme. The border down Mexico way. Two lonely hearts beating as one in the middle. It was fiesta. Way south of the border.